dove vado, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Dove andiamo, non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so. Si è ripreso ora, 37 cazzo di minchia di fottuti in culo a tutti gradi. Da 24 e mezzo è un po' dormiente. Da 24 e mezzo che era nel garage, 2S, è arrivato a 37 gradi, no, tre quarti di pecorina, quattro terzi, insomma, una cosa del genere. Era un po' dormiente, però diciamo può andare così, secondo me è lo sbalzo di temperatura che è eccessivo, però lo sbalzo è poco, magari si regola più facilmente. Quando comincia a fare calcoli, cose, allora io 20 gradi, tu 20 gradi io. Ogni tanto dobbiamo aprire perché abbiamo il cazzo gas di dietro. Il campi gas. Poi farò sapere sempre durante gli aggiornamenti del canale come funzionano tutte queste cose qui. O come non funzionano, insomma. Come funzionano, come si diceva ai tempi. Quest'anno non cambiare, stessa munnizia. Che finisce non solo a mare. È bello là, là. Trovo fantastico. Non ve lo riprendo più perché mi sono anche rotto i coglioni, diventa monotono. Ormai fa parte del nostro essere, del nostro essere trash, dell'esistenza, quello che hanno deciso per voi. Mi piace succhiare buchi di culo, nel buco di culo della gente, cosa pensate che esce? Dalla bocca possono uscire tante cose belle, ma poi bisogna vedere se corrispondono alla realtà. Succhiando i buchi di culo delle persone, cosa pensate che potete uscire? Fate una cosa, io ho una tecnica. Voi prima, sto scherzando, cioè, voi prima, però, scherzando, alcune volte si impara, si impala. Voi prima fate infilate e poi ve ne dovreste rendere conto se non avete le narici impuppettate de fumare chimico. Siccome la mia narice ancora funziona al tempo dei tempi, anzi oltre funziona, quindi succhiate la merda della gente, va attaccate i buchi di culo, succhiate la merda, uscirà cacca, merda, schifo, che è giusto anche che esce cacca, merda, il mondo è fatto, è vario, però questa è la legalità, la società,
la legalità, la giustizia italiana, che non esiste. Quindi, merda, cacca, schifo, spazzatura, trash. Vi hanno fatto fessi. Un falco. Minchia, enorme, l'hai visto quant'era? Una boiana, una cosa, ma bello grande. Ma i tribunali, i politici, questi, tutti questi salotti, tutti questi posti, gli uffici, le cose. Ma avete mai giocato a scacchi? A scaccate? Nel frattempo facciamo lezione. Avete mai giocato a scacchi? A dama? A carte? Assopiglia tutto, a Tilit, a Pinnacolo, a Scala 40, a Scala 90, avete mai giocato in questi giochi? Praticamente è la stessa cosa, qua ce n'è ancora un'unica, meglio contenerla dentro dei cassonetti, almeno uno non la vede, non svolazza, si ha l'illusione che tutto sia più pulito almeno. Piuttosto che sta roba tutta intanto così. No, perché loro stavano tutto fatto un ragionamento che in confronto chi fa rapina a rapine, sequestri di persona, dico come mi è capitato a me, che mi hanno fatto a me e cosa? Bene o male ragiona un poco meglio, di solito, tranne che ha a che fare con qualcuno come me. Quindi tutte fanno un ragionamento, cose, ma alla fine equivalgono a dei rapinatori, a dei sequestratori di persone, neanche pusher, neanche spacciatori, proprio rap, perché poi bisogna vedere cosa spacci, cosa vendi, quello è il commercio, ma proprio dei rapinatori, sequestratori di persone, cioè, li sequestriamo questa città e fanno come diciamo noi e cominciano a fare ragionamenti di mantengono persone, loro gestiscono, ma alla fine stanno detenendo della povera gente a seconda di come sono scarsissimi e detengono la gente in maniera scarsissima. Questa è la politica, questa è la giustizia, chissà, su la polizia, la questura, i carabinieri e tutta la gente che mantiene il loro posto di lavoro, che realmente non è un posto di lavoro, ma è rubare. Capito? Di cosa vi aspettate, dico poi, dai dottori, dai medici? Dipende quale dottore, quale, cosa scriverà, cosa firmerà, cosa digiterà. Digiterà, cosa digiterà? Si sentirà, non lo so, se io fossi. Di cosa vi aspettate, dico poi, dai dottori, dai medici? Dipende quale dottore, quale, cosa scriverà, cosa firmerà, cosa digiterà, digiterà, cosa digiterà? Si sentirà, non lo so, se io fossi un medico, ma avessi un peccato in un mondo del genere, perché o scrivi che c'è una guerra batteriologica, virucide in atto, causata, guarda questo, caso uno picchi i petti, cammino piano, capito? Quindi i medici, dico, che cosa scriveranno? Cosa scriveranno di tutta sta roba? Che poi sono i professionisti, come i giudici, come il colonnello, come il generale, come tutti i magistrati, tutti quelli che sono professionisti, come certi politici, certi, dico, perché alcuni, come quelli che si presumono laureati, super laureati, super laureandi, super IPM, tutte queste. Cosa scrivono? Cosa possono scrivere? Scriveranno delle cazzate.
scriveranno delle stronzate che voi vi sucate, perché non è possibile, perché se io fossi un medico scriverei la verità, scriverei qua c'è un danno enorme nell'ecosistema, qua c'è della gente che sta causando un inquinamento che è non risolvibile, cioè, qua c'è del male causato in questa società. Cioè state sporcando talmente tanto che non è più sporcizia, non è un fazzolettino di carta, 100, 1000 fazzolettini, ma è inquinamento lasciato per strada poi. E poi rompete i coglioni alla gente di tenersi la spazzatura una volta alla settimana, buttarla e tenerla tutti i giorni in casa, che non è proponibile. Quindi i medici cosa sono poi alla fine? Sono l'anello finale della truffa. Ma in Italia, io sto parlando dell'Italia, ora poi vi dico un'altra cosa così. Sto parlando dell'Italia, il posto che conosco, non lo so altri posti. Di cosa vi aspettate? Mentre qua sale 37,5, 30. Poi alla fine chiudono l'anello, il medico, i dottori, poi sono tutti dottori, tutti laureati in qualcosa, chiudono l'anello scrivendo le stronzate che giustificano il danno ecologico, il danno fatto alle persone, gli sfregi, i tumori, le cose, anche visivamente, cioè lo sfregio, la scarsezza, la scarsa qualità della vita, cioè quello a cui vi dovete abituare, il fader, come quello dei DJ, il fade out, fade in, il mixer, quello che regola la diffusione del suono, la diffusione, com'è la normalità, come deve essere mixato sta cosa. No culo, però scriviamo che sono gelati, capito? Che sono persone per pene. Persone per pene. Però a me nel frattempo invece su criminali, sequestratori, gangster, malavitosi, che nel loro coso poi si autogiustificano, perché il medico serve proprio a quello. Quello giudica, quello fa e quello descrive la situazione mentale, psicologica, di natura e cose, e falsificano, scrivono stronzate e la gente suca. Dai genitori, le cose, sucano. E uno poi sa ciò, un genoma tutto sconvolto, la pece nel fianco. Della soul. Della. E qua sono accompagnati. E allora, la battuta la capirete quando morirete. Quindi vi stavo dicendo, ora man mano che salgo vi racconto. Non mi va neanche di ascoltare la musica. Allora, voglio stare così. Sentire solo il rumore della mia panda minchia. Allora, qua una volta che è arrivata a temperatura 37, 37 e mezzo, 36, no? Cioè lo sbalzo di temperatura è enorme. Piccoli, quindi ci sta di più a fare i calcoli, i piccoli passaggi di temperatura da 37 a 38, 37 a 36 o 24 a 25, cioè quando è molto fuori, ecco ora sta giocando 37, 35 e queste cose qui, vedi 37, 35 prima. Tempo vi faccio vedere un po' di strada e vi dico, siamo saliti abbastanza, vi dico,
che non ho voglia di parlare, non ho voglia di parlare, di avere a che fare in questo momento con arte, quindi cose che giudicare, criticare, perché poi critico a livello critico musicale, quindi critico artistica, che non c'entra con la critica psicopatica, è un'altra forma di psicopatia, cioè dovrebbe essere una cosa giusta, cioè, però molti critici lo possono fare in maniera non giusta, cioè nel senso, anzi sicuramente lo faranno in maniera non giusta, cioè dovrebbe essere la critica scomporre tutte le cose, tutti gli elementi conoscitivi, l'estetica, scomporre gli elementi conoscitivi del bello, cioè di quello che è considerato soggetto artistico, oggetto artistico, scomporlo, prendere tutti i componenti di queste cose qui, ricomporle insieme e creare le considerazioni commerciali, personali, intuitive, tecniche, cioè tutto quello che concerne una cosa artistica, un valore, i valori, e tutto, cioè considerare tutto, e non ammalarsi del mal di Mahler. Mal di Mahler sarebbe, vi ho spiegato, quella cosa che dice: ah, questa cosa mi piace, questa cosa non mi piace, ascolto il rock e non mi piace la musica classica, ascolto la musica classica, non mi piace il rock, e tutte cose. Un critico d'arte deve avere un atteggiamento dissociato, ma associato, cioè deve corrispondere, deve poter parlare di quello che vuole, ma a livello conoscitivo, cioè sia l'aspetto personale che l'aspetto generale, che l'aspetto tecnico, che l'aspetto conoscitivo, cioè tutto. E alla fine fare luce, perché poi è quello il problema, uno che sa, che ha studiato queste cose, riesce a fare luce dove vuole. E quindi alla fine riesce a fare luce dove vuole, cioè riesce a prendervi per il culo, se vuole, a prendervi per il culo, perché hai i mezzi per poterlo fare, quindi quando invece l'obiettivo sarebbe quello di dare uno spettro ampio conoscitivo, dove qua dice: questa è la mia considerazione, questa è la considerazione di questi, questa è la considerazione commerciale, questa è la considerazione dell'underground, questa è la considerazione del deep, questo dei pochi, questo dei molti, questo della Madonna, questo di chi lo ama, questo di chi lo odia, questo, insomma, uno spettro enorme. E alla fine poi fare luce dove vuole, cioè cercare di, però alla fine resta solamente questa luce. Allora, io non voglio parlare di queste cose, non voglio parlare né di religione, quindi antropologicamente e culturalmente non voglio parlare né di religione, né di filosofie, né di arte, né di giustizia, né di medicina, né di niente. Voglio parlare ora di una cosa concreta, personale, concreta, una cosa tangibile, non cos'è, nell'aleatorietà della realtà, ma una cosa tangibile, una cosa concreta. Quindi non voglio parlare di arte, non voglio giudicare arte, non voglio criticare arte, non voglio giudicare, criticare, discutere di religioni, filosofie, politiche, scienze, niente. Voglio dirvi solamente una cosa concreta. Che poi possono essere due o più. Allora, è possibile che i miei figli, di cui una è mia figlia sicuro, e l'altro si presuppone
non lo so, l'ho conosciuto talmente poco, dalle vicende potrebbe anche non essere mio figlio, ma poco importa, perché tanto chi cazzo li ha visti? Anche la prima potrebbe, Giulia, anche, sto parlando di Stefano e Giulia, anche Giulia, o Giugiolina e Stefanucci, ma anche Giulia potrebbe non essere mia figlia, anche se lo è, cioè alla fine che cazzo importa visto quello che ci hanno fatto? Di enorme, perché? Perché non era il caso di fare a me queste cose qua, un danno irreparabile che non c'entra niente con tutti gli altri genitori separati, non c'entra un cazzo, perché gli altri genitori separati non li hanno cercati di ammazzare a tutti, non li hanno cercato di levare gli organi per venderli a qualcuno, capito? Non li hanno imbottiti di droga con la scusa se facevano già lo spinello o la droga. Quindi, non a tutti, magari a alcuni gli sarà capitato. E allora lasciamo stare le considerazioni, le cose, io dico, si è spento, l'hai visto? Ah? Si è spento il video mentre quello stavo dicendo. Allora ripeto, si è spento, questo è il controllo che hanno di questi mezzi. Allora, la mafia, cioè i giudici, gli avvocati, allora ci vado più pesante, i giudici, gli avvocati, la gente che fa parte di un paese che è ridotto, di una nazione, che è ridotto manco alla frutta, è ridotto alla merda che vi esce dai buchi di culo, è ridotto a un popolo che riesce solamente a succhiare buchi di culo. Dico, com'è possibile che i miei figli, mia figlia e mio figlio, nel caso fossero i miei figli, il secondo potrebbe anche non esserlo, il primo, la prima, visto che io non l'ho mai visti, lo è sicuro, perché mi assomiglia pure, però potrebbe anche non esserlo, neanche lei, visto che non ce li ho, perché non ce li ho, quindi non l'ho mai avuto. Sto parlando dei ragazzi che hanno Giulia e Stefano, Giugiolina e Stefanuccio, che hanno una 23 anni e uno 18 all'incirca. Allora, com'è possibile, visto le vicende, il secondo potrebbe anche non essere mio figlio nel DNA, ma poco importa, perché anche la prima, l'hanno pressappoco nel video di prima questo ho detto. Ora, vi sto dicendo una cosa, com'è possibile che in 23 anni, dico, sto parlando a questi giudici e magistrati, perché tutto quello che è capitato ai genitori, tutto quello che è capitato a molti genitori, dice, ah, ma tu, quello che è capitato a te è capitato a tutti. Allora, chi parla così è un ciarlatano, è gente che è bruciata di cervello, perché non so se a tutti hanno cercato di sequestrare la persona, di avvelenare, di mettere droghe con la scusa che si faceva la canna, che si è drogato, che ha fatto degli esperimenti con la musica, con le cose, se le hanno cercate di drogare extra, mettere dei veleni o delle droghe per cercare di uccidere o di tentare un sequestro di persona, di vendere gli organi, quindi, e queste cose qua, quindi di uccidere, parliamo risolutiva, e poi di non raccontarlo, non lo so, magari a qualcuno è capitato, di non sancirlo tramite la giustizia, la presunta giustizia, sti ciarlatani, questi qua 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 che se ne vanno a braccetto con laboratori di giustizia, che vanno a braccetto poi con la mafia, si fanno tutte le foto e le cose. Io non dico niente, perché anch'io sono stato a braccetto con gente, ma bisogna vedere i motivi, le motivazioni. Un conto è per lo stadio, per la canna, un conto è perché vi siete messi d'accordo, perché vi parate il culo a vicenda. Allora, voi siete dei leccabuttusi di culo in Italia. Vi piace la merda del culo quando spruzza o i sunzi sane e va a leccate. Allora, io vi sto dicendo una cosa. Mia figlia da 23 anni non è mai, e questa è la prova, non è mai venuta in, aspetta e faccio passare sta scoppola cazzi di dietro, ecco signora, se la vado a leccare buchi di culo da qualche parte, tanto questo in Italia. Allora, non è mai venuta
in campagna in 23 anni. Beh, mai! Forse una volta quando era piccolina, forse una volta quando era in fascia, che abbiamo fatto la festa, che c'era anche la mia ex moglie, c'era Maria Michela, non me lo ricordo, forse una volta, ecco, forse una volta quando era piccolina. Ma comunque una cosa, una volta da bambina a 23 anni, mai una volta una passeggiata con me da queste parti, mai una volta. E questi mi vogliono dire a me di svegliarmi, ma svegliarmi come? Come loro? Svegliarmi la mattina, andare a succhiare puttusi di culo e andarmi a coricare la notte dopo aver succhiato buchi di culo? Ma manco se mai venite ma succate tutto assieme. Ma sveglia dove? Come voi, che la minchia andò al culo, svegli! Svegli con le minchie nel culo, italiani di merda! A te pare che la mafia è sulla gente che è pupi, chi parla volgare! La mafia è lo Stato quando le regole, è il giudice, quando quello che fa non vale una minchia! Manco quella che hanno nel culo di Andrea Malignaggi! Perché mi fate schifo e non m'attisa. E allora va zicchi, frazza e buona, poche a mano butto solo culo. Giudice, questa è la prova. È venuta mai nel contratto, nel coso, nel contratto che ti hanno fatto. È venuta mai nel terrazzo, nel salotto non criminale. Giudice, magistrato, vai a fare bocchini con tutta la polizia e i carabinieri, corrotti di merda. Avvenuto mano del razzo nel salotto non criminale, mia figlia, c'è una foto portata da me con i capelli, dove me la sono dovuta portare quando è venuta qua, perché mia madre non mi dava l'appartamento, perché Zanni non andava più nei loro ordini, perché non stava più nei loro ordini, perché non stava più nelle loro corde. E me ne sono dovuta andare, invece tutte le puttane del buddismo che si è tutta la mafia e i tossicodipendenti in vena che si sono portati con quel finto buddismo là di Dalai Lama, non è Dalai Lama, di Ikeda, Dogur, l'Ikea, che dure l'Ammadietti. Tutti questi tossici che c'hanno stata a casa mia. Ah, questa beve solamente l'occhio a spillo. L'occhio a spillo. Ah, polizia, carabinieri, sciarlatane. Svegliatevi voi, statevi svegli voi con la minchia di Andrea Malignaggi nel culo. Moscia, moscia ce l'ho. Moscia. Perché tanto ora poche mano un culo. Mafiosi di merda. Questa è la prova. La mafia non è solamente quella con i pupi, con i tatuaggi, la gente delle campagne, chi so che ha fatto a bere nelle città. La mafia sono le regole, quando sono fatte, pianificate per fare del male alle persone. Mafiosi di merda. E ora lo sai che cosa puoi fare, giudice, della tua sentenza? Questa è la prova. Non sono mai, me li sono dovuti portare al puttuso, cercando di elemosinare un posticino alla borgata con i miei figli, perché queste perché tanto avrete qualche lecca buchi di culo che dirà che questa è l'esperienza, così avete fatto una cosa bella anche. Ma se è troppo ripetitiva e poi non c'è niente, l'unica esperienza che ho è quella che l'Italia è mafia, cominciando dai vertici, dei politici, da Salvini sarebbe, per studiare un putto sul culo dopo che vi ho cagato in bocca come dei cessi, da Mattarella, da tutta sta gente di merda là, la Meloni, l'Anguria e la buttanesa madre. Voi siete mafia, per questo non avete voluto parlare di me, dei sequestri, del tumore che ho, perché siete mafia. Questa è la mafia, siete gente sporca. E la prova, sono 23 anni, non l'ho potuta portare nel terrazzo a mia figlia, nel salotto non criminale.
non l'ho potuta portare in campagna mezza volta in 23 anni. Mafia siete! Questa è l'Italia. E la vostra sentenza, giudice magistrato, qualunque cosa sia, con quegli scagnozzi delle forze dell'ordine, che lo sai solo tu, che quelle sono forze del disordine, perché siete scarsissimi, la sentenza te la puoi infilare nel culo, nella bocca, in tutti i puttusi che hai, e datti fuoco, che non vale un cazzo, come non vale un cazzo la vita tua. Magistrato, mangiastrati siete, voi siete mafia, e ve lo dice Andrea Malignaggi, super impare, quello che vi manda sempre in Italia. L'estero non lo so, io sono una persona onesta e sincera, all'estero non lo so, in Italia siete questo. Voi potete causare solo del male a catena. Ah, che bello dire la verità, che belle sono le prove. 23 anni, siete degli avanzi di galera, dei morti ambulanti siete, che causate morti alla gente, disperazione. Ah, mafia, tutta mafia, a strati. Ce l'avete qua. È possibile una cosa del genere, che in 23 anni una persona, due bambini non vengono nei posti a te cari? È possibile? Dopo tutti i sacrifici, sali, scendi, le cose, è possibile una cosa del genere? E quando sono scesi subito ce li cercavano di rubare, a nonna, a mamma, a cose. È possibile una cosa del genere? Questo succede quando c'è qualcosa di gravissimo, non di grave, di gravissimo. Manco nel mio terreno, nei miei affetti, zero. Quindi sentite a me, prendetela nel culo. E state voi muti. Shh! Mafie! Mescato col terrorismo. Shh! Amoni bambini, sto pugno di ciarlatani qua. Ha visto Rillenigem. Parliamo, non parliamo delle cose, parlo delle cose personali anche. Amoni bambini, sto pugno di assassini di merda, carta falsai. Dico, mi rivolgerò a un paese civile all'estero, che non so come funziona. Qua funziona così, non a questa gente qua, tutti stravenduti. La sentenza era la mafia. Questa è la prova. Ma almeno sarebbero venuti 2-3 volte in 23 anni in campagna o nel terrazzo mio. Almeno 2-3 volte. Assassini di merda. Capito? L'Italia out. Fuori. Non ne voglio sapere più. Anche abitandoci. Perché ho tutte le prove che servono. La sentenza, azzicatevela in tutti i buchi che avete, bella unta di benzina, bella cara, e vi date a fuoco, qualunque essa sia, o positiva o negativa, picchi tanto, se è positiva fate qualcosa dopo, cercate di ammazzare dopo. E ho mille prove, milioni di prove. Italia, stop. Magistrati, ciarlatani. Mafia. Come tutto il resto. Non c'entra neanche la vergogna, non ne provano vergogna, perché sono più forti i soldi e la mafia che hanno nella testa. Stop. Ho le prove, 23 anni. Non è venuta mia figlia in campagna e manco nel terrazzo mio, me li sono dovuti portare strada a strada. Ma andatevene, ma prendetela nel buco del culo la sentenza e datevi fuoco. E a ringraziare che non vi ammazzi i figli. Perché se no fate bocchini, fate.
caga sotto, gente che non vale un cazzo gli italiani, mafia, mescata col terrorismo, muti! Non c'entra neanche la vergogna, non ne provano vergogna, perché sono più forti i soldi e la mafia che hanno nella testa.